Buonasera. Viste da 200 km d'altezza, per esempio a bordo di una stazione spaziale, le montagne della Terra, che sono il grande tema di cui ci occuperemo fra poco, sembrano in fondo un po' tutte uguali, sono delle piccole rughe sulla superficie terrestre, imbiancate qua e là dalla neve. Viste da vicinissimo, da un metro di distanza, osservando le stratificazioni dei sedimenti da vicino, le formazioni geologiche, le montagne sembrano dei semplici accumuli di sassi, di rocce o di terra. Per vederne la maestà, la bellezza o se volete anche la poesia, bisogna mettersi nella posizione e nella misura giusta, quella dell'uomo, dell'uomo che si avvicina a questi grandi monumenti naturali con sensibilità e anche con capacità di meravigliarsi. Bene, con le immagini che vedrete tra poco non sarà difficile mettersi in questo feeling. Sono immagini che ci mostreranno la bellezza dei Teton, che sono dei grandi torrioni rocciosi che dominano un vasto territorio degli Stati Uniti ancora incontaminato. La natura, lo vedrete, ha qui un grande alleato, il freddo, eccolo qua. Persino per gli animali è difficile vivere qui. Certo, i bisonti ce la fanno perché sono molto adattati, ma per l'uomo è molto più complicato. Infatti questo territorio è rimasto a lungo disabitato, perché era un luogo in cui era difficile coltivare e anche difficile muoversi per le grandi nevicate invernali. Tutto ciò ha fatto sì che i Teton siano ancora oggi un posto in cui si può ammirare una natura forte, autentica e solitaria, e ritrovare emozioni perse altrove. E ritrovare anche nel loro ambiente alci, orsi, marmotte e molti altri mammiferi che, grazie alla loro capacità di adattamento, hanno abitato in pace questi territori per millenni. I cineoperatori sono saliti ad osservarli quasi in punta di piedi, con discrezione, per non disturbarli. Vediamo. Possiamo solamente immaginare quali incredibili forze della natura hanno sollevato queste montagne, creando l'accidentato paesaggio che vedete. I monti Teton, sorti dalla roccia e scolpiti dai ghiacci, sono le imponenti sentinelle della bellissima e isolata vallata che prende il nome di Jackson Hole. La catena dei Teton si è formata nel corso di una glaciazione durata 100.000 anni ed è stata proprio la morsa del ghiaccio a mantenere intatta la natura selvaggia di questi luoghi. L'inverno dura oltre 6 mesi, durante i quali sui monti la neve è altissima e la temperatura gelida. Si può vivere tra queste montagne solo sopportandone il freddo intenso. Quando già da tempo i territori intorno a Jackson Hole erano ordinatamente coltivati, il clima dei monti Teton scoraggiava ogni insediamento. Per quanto possa sembrare incredibile, i primi coloni si stabilirono nella vallata solamente nel 1884, 12 anni dopo che nella vicina Yellowstone era stato creato il Parco Nazionale. Ma quelle stesse condizioni climatiche che allontanavano l'uomo proteggevano la fauna dall'avanzare della civiltà. Il bisonte trovò il suo rifugio in questa terra non certo generosa, ma incontaminata. E riuscì a sopravvivere scavando nella neve con la poderosa testa. Anche il cervo wapiti trovò il suo paradiso in questa valle, svernando in prossimità del fiume Snake. La temperatura delle sue acque, pur prossima allo zero, è di molto superiore a quella dell'aria. Questo fenomeno crea lungo le sponde del fiume una zona calda, grazie alla quale il cervo può superare l'inverno sfamandosi nella neve poco profonda.
L'abbondanza di cibo tra i fitti salici del fiume Snake attira anche l'alce. L'alce si muove senza impaccio sulla neve e riesce ad arrivare fino ai più teneri germogli di salice. Il fiume Snake ripercorre il corso del suo antenato dell'era glaciale e ghiaccia solamente negli inverni più rigidi, fornendo cibo e rifugio alla lontra e all'aquila dalla testa bianca. Fintanto che le acque del fiume continuano a scorrere, le aquile si trattengono a Jackson Hole. Ma nelle giornate più fredde, quando il corso del fiume è ostacolato da masse di ghiaccio, pescare diventa per loro difficile. L'acqua gelida e il ghiaccio non rappresentano invece un problema per il merlo acquaiolo, continuamente alla ricerca di insetti sul fondo roccioso. Anche durante gli inverni peggiori, al merlo acquaiolo basta un piccolissimo specchio d'acqua per soddisfare i propri bisogni. Così rigidi, i mesi invernali alternano a volte periodi nei quali la temperatura si alza bruscamente. Ecco allora, nel cuore dell'inverno, i cigni trombettieri riunirsi intorno ai pochi specchi d'acqua non gelati. Sebbene formino per lo più piccoli gruppi familiari, in questo periodo sono costretti ad una convivenza forzata che è motivo di accanite controversie territoriali. Le cerimonie rituali rinsaldano il legame di coppia che dura tutta la vita. Con la scomparsa degli ultimi grandi ghiacciai dell'era glaciale, alcune specie selvatiche eressero al loro santuario i Monti Teton. Gli indiani nomadi giunsero a Jackson Hole seguendo le vette che battezzarono i padri dal capo Canuto. I cacciatori francesi, in seguito, le nominarono le Trois Tetons, i tre seni. Anche se le condizioni climatiche nei mesi invernali non consentivano insediamenti permanenti, diversi gruppi di indiani si riunivano nella vallata in estate. Un
Uno di questi gruppi, quello degli Shoshone, segnò per Jackson Hole l'avvento di una nuova era. Alcuni esploratori e cacciatori, ripercorrendo le piste degli Shoshone, raggiunsero Jackson Hole negli anni in cui si sviluppava il commercio delle pelli. Ebbe così inizio la breve e pittoresca stagione dei Trappers, i rudi uomini di frontiera abituati a vivere tra le montagne innevate. John Colter si attribuì la scoperta di Jackson Hole nel 1807 e immediatamente la presenza dei castori attirò sul posto una miriade di cacciatori. Quando diminuirono i castori e la domanda delle loro pellicce, i cacciatori se ne andarono lasciandosi alle spalle numerose storie e leggende e qualche nome. La valle di Jackson Hole prese infatti il nome dal cacciatore Davy Jackson. Quando la neve diventava molto alta, i cacciatori seguivano i cervi fin nella vallata e a mano che la morsa dell'inverno si stringeva, i cervi finivano per essere confinati in spazi sempre più ristretti. Intrappolati dalla neve, attendevano la primavera per fare ritorno in alta montagna. Naturalmente il freddo mieteva migliaia di vittime. Ogni anno i cervi seguono il medesimo sentiero per raggiungere le dimore invernali. L'abbondante erba estiva serve a sfamarli nei periodi più freddi. I primi coloni insediatisi a Jackson Hole si accorsero immediatamente del fatto che i pascoli migliori erano ambiti anche dai branchi selvatici. Così, ogni inverno, i cervi incontravano nuovi ostacoli. L'erba veniva raccolta per foraggiare il bestiame e furono costruite recinzioni per tenere gli animali selvatici lontani dagli allevamenti. Nel 1912 il Congresso istituì una riserva per i cervi, ma sorsero nuovi problemi. Nel 1927 il biologo Olaus Murray fu incaricato di svolgere un'indagine su una misteriosa moria invernale tra i branchi di cervi. Con sua moglie Mardy approdò nella cittadina di frontiera di Jackson. Guidata dal fascino dei Monti Teton, Mardy Murray qui iniziò la sua carriera di scrittrice e di ambientalista. I suoi libri ricchi di annotazioni sulla natura e sul genere umano divennero dei piccoli classici. Anticamente gli allevatori ammiravano questi cervi, ma al tempo stesso dovevano preoccuparsi del loro fieno. Quando durante l'inverno i cervi morivano, alcuni allevatori presero l'abitudine di dar loro da mangiare per impedire che si estinguessero i branchi di Jackson Hole. Per proteggere il fieno degli allevatori fu predisposto in seguito un piano di stanziamenti pubblici allo scopo di dar da mangiare ai cervi e di ampliare la zona protetta loro destinata. Fu tracciata una linea di demarcazione tra l'uomo e i cervi e gli abitanti finirono per provare un legame del tutto particolare nei confronti di questi animali che svernavano praticamente nel giardino di casa. Ai pionieri di Jackson i 6 mesi di neve invernale sembravano un'eternità, ma ad aprile la morsa del freddo si allenta e i venti temperati portano nuova vita tra i Monti Teton. Sulle cime l'inverno dura ancora un mese, ma a quote più basse la primavera è già iniziata.
La vegetazione delinea i contorni del fiume Snake, offrendo nuovi pascoli ai superstiti. Mentre le cime dei monti sono ancora incappucciate di neve, gli uccelli acquatici iniziano a nidificare lungo i corsi d'acqua e i laghetti. Come ogni anno, i quattr'occhi approfittano dei primi giorni di primavera per allevare la prole prima che le acque di scioglimento delle nevi travolgano i loro nidi. I cigni trombettieri nidificano prima del disgelo, ma i piccoli spiccheranno il volo solo verso la fine dell'autunno. Mentre giù nella vallata la primavera si appresta a cedere il passo all'estate, in alta montagna è ancora inverno. Tra la neve, il pica attende la fine della stagione fredda. Il pica, parente del coniglio, difende con accanimento un piccolo lembo di terra sul quale la vegetazione scarseggia. Il raccolto dell'anno precedente, che dovrà bastare per tutti i lunghi e duri mesi invernali, viene accuratamente conservato sotto forma di minuscoli covoni. Solo all'arrivo della primavera finisce il letargo della marmotta, che ha soltanto 2 mesi di tempo per accumulare energie e mettere su un po' di grasso in previsione di altri 10 mesi di letargo. La neve è talmente abbondante che i monti Teton finiscono per diventare un enorme bacino idrico che fornisce acqua nei mesi estivi. Il flusso incessante dell'acqua scava lentamente ma inesorabilmente il duro granito. Ai piedi dei monti il disgelo crea numerosi ruscelli popolati da una grande varietà di creature. Il merlo acquaiolo, che ha costruito il nido al riparo di un grosso masso, è perfettamente a suo agio tra gli impetuosi ruscelli di montagna. Gli adulti si sfamano catturando nella corrente le larve degli insetti acquatici. I giovani merli mostrano nei confronti delle acque gelide la stessa indifferenza dei genitori e, non appena lasciato il nido, saranno perfettamente in grado di badare a se stessi. Le fresche e limpidissime acque dei Monti Teton stimolano la crescita di una straordinaria varietà di fiori selvatici. Sui pendii più bassi si estendono bellissimi prati coperti di fiori colorati che in qualche modo contrassegnano l'avanzare della primavera. A valle, le vaste distese di lupini segnano l'avvento dell'estate e il primo contatto con il mondo dei cuccioli di coyote. Mentre gli adulti vanno a caccia, i piccoli non debbono allontanarsi dalla tana, ma, curiosi come sono, non mostrano una particolare attitudine alla pazienza. Thank you.
In seguito alle siccità del passato, l'antilocapra ha preso l'abitudine di migrare dalla pianura verso i monti. A Jackson Hole trovano non solo di che sfamarsi, ma anche il tipo di terreno che prediligono per allevare i piccoli. Prive di odore e pressoché invisibili, le giovani antilocapre sembrano quasi svanire nel paesaggio. A poche ore dalla nascita il piccolo è già ritto sulle zampe e nel giro di un giorno è in grado di camminare. Sulle montagne, agli inizi della primavera, i branchi di cervi abbandonano i rifugi invernali per arrampicarsi sempre più in alto. Nel corso del viaggio, tra la fine di maggio e i primi di giugno, le femmine mettono al mondo i piccoli. Qui, sulle cime dei monti, i cervi trovano temperature più fresche e meno insetti molesti. I piccoli non sono precoci come le antilocapre e le prime settimane di vita sono quanto mai critiche perché potrebbero finire nella pancia di un orso o di qualche altro grosso predatore. L'orso nero è un insaziabile cacciatore di cervi appena nati, ma non è sufficientemente veloce per catturare i giovani esemplari in spazi aperti. Deve quindi affidarsi all'effetto sorpresa. I processi geologici che hanno formato questo territorio hanno lasciato in eredità una sorta di libro del passato completo e perfettamente leggibile. La catena dei Teton è la più giovane delle montagne rocciose, essendosi formata appena 9 milioni di anni fa, quando la Terra cominciò a rigonfiarsi a causa delle enormi pressioni. In seguito a una serie di spaventosi terremoti durati milioni di anni, un gigantesco masso di granito si sollevò dalla terra dando vita alla catena dei Teton, mentre un altro scivolò in basso creando Jackson Hole. I ghiacciai, ritirandosi, colmarono la profonda vallata di rocce e diedero forma a una pietraia ai piedi delle cime. Gli enormi ghiacciai dell'ultima era glaciale scolpirono i monti Teton, attribuendo loro l'attuale configurazione. Sulle cime, i ghiacciai più piccoli sono tuttora all'opera nello scolpire la roccia e nel creare le morene. Dove il ghiaccio è scomparso, al suo posto troviamo stupendi laghetti alpini. I grandi ghiacciai che hanno scavato i caratteristici canyon a forma di U nei monti Teton hanno sospinto le morene fino a fondovalle, dando vita ad una suggestiva catena di laghi. 12.000 anni or sono, quando ebbe termine l'era glaciale, il territorio in questa zona apparve in tutta la sua desolata bellezza. In alta montagna, da allora quasi niente è cambiato. Gli animali non sono molto numerosi. La robusta marmotta e il pica con i piedi coperti di pelliccia riescono a sopravvivere tra le rocce.
Tra le forme di vita adattate a questo ambiente montano caratterizzato da lunghissimi inverni e brevissime estati, troviamo fiori selvatici dai vivaci colori che sembrano quasi fuori posto tra il granito e i ghiacci. Ad oltre 3.000 metri di altezza gli insetti sono molto rari, ma i brillanti colori dell'erica di montagna attirano le api e quindi è assicurata l'impollinazione. Per evitare il vento, i fiori crescono in fitti pulvini in prossimità del terreno. Anche se la vegetazione è scarsa, il cibo è sufficiente per l'insaziabile appetito della marmotta. Durante le prime settimane dell'estate, la marmotta mangia senza posa per poi andare in letargo per un anno ancora. Quest'animale si è adattato perfettamente all'ambiente, trascorrendo la quasi totalità del tempo a mangiare o a dormire. Ci sono voluti migliaia di anni di glaciazione e di erosione per scolpire i monti Teton e ci sono voluti secoli affinché qualche forma di vita trovasse la maniera di insediarsi in questo habitat. Eppure, con tutta la loro forza, i Teton rimangono un luogo di fragile bellezza. Nel 1927 i magnifici monti Teton e gli stupendi laghi furono dichiarati monumento nazionale. I Teton sono quindi destinati a restare così come li lasciarono i cacciatori. Oggi 2,5 milioni di turisti all'anno visitano Jackson Hole, ma ciò nonostante rimane immutato il rispetto per la natura ed è per questo che è ancora possibile vedere gli animali selvatici nel loro habitat naturale. I turisti accorrono per provare le sensazioni di John Colter o di Davey Jackson quando ammirarono per la prima volta questi luoghi maestosi. Dal 1927 il numero dei turisti è andato sempre aumentando. Nel 1950, per ampliare il parco, il Congresso decise di annettervi anche la parte settentrionale di Jackson Hole. In questa zona si trovavano numerose abitazioni, tra cui quella in legno di Merdy Murray, che continua ad essere un'appassionata portavoce dei diritti dell'ambiente. La regione abbondava ed abbonda ancora di fauna selvatica e non si può non accorgersene. Se ad esempio campeggiassimo alla foce dell'Arizona Creek, potrebbe capitarci di vedere un orso o di sentire ululare un coyote nel bel mezzo della notte. Accanto al cervo vivono numerosi altri animali, tra cui il cervo mulo e le lontre, che è bellissimo osservare quando giocano in acqua. Il dato positivo è che la fauna selvatica abbonda oggi come in passato e tutti gli abitanti della valle hanno un atteggiamento di estrema considerazione per gli animali. Verso la fine dell'estate, la neve sui monti Teton è ormai scarsissima.
Ogni mattina il sole scalda l'aria facendo apparire nubi di vapore che si disperdono immediatamente nell'aria calda del Wyoming. I caldi venti estivi continuano ad essiccare la terra. Un fulmine colpisce un pino e le fiamme si propagano rapidamente. Ha avuto inizio l'antico processo di rigenerazione stimolato dal fuoco. Ma non tutte le trasformazioni naturali hanno la spettacolarità del fuoco. Costruendo dighe nei corsi d'acqua e tagliando gli alberi per procurarsi da mangiare, il castoro modifica l'ambiente. La vegetazione sommersa dalla diga muore e i salici circostanti vengono raccolti e mangiati. Una foresta di pioppi e di salici lascia talvolta il posto ad uno stagno e quando sopraggiungono i castori, lo stagno si riempie di sedimenti, trasformandosi in un verde e lussureggiante prato. La casetta nella quale i piccoli nascono e vengono allevati è una meraviglia architettonica. Vi si entra solo attraverso canali subacquei. All'interno, su una piattaforma sospesa, la famiglia rimane al caldo e all'asciutto durante tutti i rigidi mesi invernali. D'estate, i castori si cibano di corteccia e di foglie, ma grazie alle provviste e alla rete di canali che garantisce un agevole accesso ai salici, la famiglia di castori è pronta ad affrontare i 6 mesi invernali. Costruendo delle piccole dighe nei corsi d'acqua, il castoro crea un habitat che torna a tutto vantaggio di un'intera comunità. Le piante acquatiche affondano le radici negli stagni dei castori e ben presto fanno la loro comparsa ai pesci. Dopo un inverno di stenti, l'alce trova tenere piante acquatiche a meno di 2 metri di profondità nello stagno dei castori. Il giovane alce impara dalla mamma quali piante mangiare, ma esita a seguirla nell'acqua profonda. Perché il livello dell'acqua rimanga costante, la diga deve essere continuamente sorvegliata. Laddove si ravveda la necessità di riparazioni, il castoro accorre prontamente. Nel giro di poche ore la falla viene otturata e l'acqua ritorna al suo livello normale. Ma quando la falla coincide con le piene primaverili, la struttura non è in grado di resistere all'impeto delle acque. Nel giro di una giornata lo stagno viene spazzato via. La casetta viene abbandonata dagli inquilini e col tempo finirà per essere inghiottita dall'ambiente circostante. L'ex stagno dei castori, che ospitava uccelli acquatici e trote, si è trasformato in un prato verdeggiante. Solo il tempo può svelare le impercettibili trasformazioni della natura. Con l'arrivo dell'autunno, i ritmi della valle assumono un andamento più rapido.
Molti animali si trovano dinanzi a un bivio: migrare o rischiare di essere presi in trappola dalla neve. L'inverno si fa preannunciare dal delicato soffio di un fresco venticello. L'aria fredda spazza via l'ultimo alito di caldo vapore che sale dai canyon e ben presto la prima neve cade sui Monti Teton e su Jackson Hole. Con un ultimo amichevole scontro di corna, i maschi di alce concludono la stagione riproduttiva e si dirigono verso i luoghi più adatti per svernare. Le antilopi si mettono in cammino alla volta dei pascoli invernali, nelle aride distese del sud. Grazie alla folta pelliccia e all'astuzia di cacciatore, il coyote può affrontare i duri mesi che lo aspettano. Ogni volta che torna l'inverno è come se i Monti Teton ricordassero la grande era glaciale. La neve, sempre più alta, costringe i cervi a scendere più a valle. Partendo da Yellowstone, che si trova a 90 km più a nord, i cervi seguono il medesimo sentiero alla volta della loro riserva. La riserva mette i cervi al riparo dalla presenza dell'uomo, ma quando entrano in contatto con la civiltà, le specie animali debbono convivere con l'uomo. Il cervo mulo è costretto a cercare qualcosa da mangiare a fondo valle e molti si spingono fino alla cittadina di Jackson. All'inizio del Novecento si è diffusa a Jackson la consuetudine, tutt'oggi rispettata, di dar da mangiare agli animali selvatici. Per tre quarti l'habitat invernale del cervo americano è stato modificato dall'uomo, cui spetta ora il compito di nutrirlo. Abbandonando i parchi di Grand Teton e di Yellowstone, i cervi entrano in un mondo meno naturale, ma più caritatevole. Nutriti quotidianamente durante i mesi più duri dell'inverno, i cervi si abituano rapidamente alle slitte trainate dai cavalli e cariche di fieno. Nelle zone intorno al parco di Grand Teton e alla riserva, gli allevamenti privati non possono non avvertire la ripercussione delle migrazioni, al pari di molti abitanti di Jackson Hole che hanno un particolare rispetto per gli animali selvatici. Anche l'allevatore è spinto a dividere il cibo tra i suoi cavalli e un branco di alci. Gli
Gli animali selvatici non vengono sfamati all'interno dei parchi nazionali, ma gli allevatori, che hanno visto gli animali morire di fame, ritengono giusto aiutarli in cambio della possibilità che è stata loro data di insediarsi in questo lembo di natura incontaminata. La civiltà è arrivata a Jackson Hole con tutte le inevitabili conseguenze. Nella riserva naturale non sono previsti insediamenti umani, ma ogni inverno migliaia di turisti arrivano a bordo delle slitte per ammirare i cervi. Le conseguenze sugli animali sono minime e per il cervo la vita continua. Dal momento che la riserva è recintata al solo scopo di separare i cervi dall'uomo, tutti gli altri animali possono muoversi liberamente. Il bisonte ha scoperto che può trascorrere comodi inverni tra i cervi e talvolta la sua presenza getta un po' di scompiglio. Ma chi può reclamare maggiori diritti su questa terra? Sia il bisonte che il cervo hanno trascorso lunghi inverni a Jackson Hole prima dell'arrivo dell'uomo. Ogni anno nel locale aeroporto si mette alla prova quello spirito di rispetto per la fauna selvatica che caratterizza Jackson Hole. Per quanto insolito possa sembrare, i galli della salvia hanno scoperto che la pista di atterraggio è un luogo ideale per l'accoppiamento. Questo rituale, che affonda le sue radici nella notte dei tempi, rimane immutato al cospetto della moderna civiltà. C'è un solo fastidio per il gallo e va individuato nel fatto che talvolta viene interrotto dall'arrivo del più dominante di tutti gli uccelli. La bizzarra miscela tra mondo della natura e civiltà è una caratteristica di Jackson Hole fin dalla sua scoperta. Dalla danza del gallo della salvia alla marmotta che dorme tranquilla a oltre 3.000 metri di altitudine, non v'è dubbio che la vita ha scoperto tra i monti Teton un luogo magico. Bene, è curioso pensare che tutto questo mondo così straordinario, fatto di rocce, di abeti, di nevi, di animali con pellicce folte, animali che entrano in letargo, eccetera, insomma, che tutto questo universo della montagna, con i suoi adattamenti vegetali, anatomici, anche di comportamento, sia in definitiva dovuto a quegli scontri sotterranei che avvengono nella crosta terrestre, cioè a quelle immense zolle che, separandosi e scontrandosi, hanno modellato i continenti e creato con le loro pressioni le catene montagnose. Sollevando la crosta terrestre hanno esposto le zone più alte, cioè le montagne appunto, a uno strato atmosferico più freddo, poi l'adattamento biologico ha fatto il resto. Nella prossima cassetta della videoenciclopedia della natura vedremo un altro luogo rimasto intatto sin dalle origini, una regione talmente fuori mano che nessuno ha ancora avuto l'idea di portarvi villaggi, di farvi correre pali telegrafici o di portare dei fucili, perché in questa zona, bisogna dire, piove 200 giorni l'anno e quindi scoraggia chiunque ad andarci.
Arrivederci quindi in Nuova Zelanda con le montagne d'acqua e con gli animali che ci vivono. A presto, arrivederci.